un tacchino addirittura viene graziato da The President. Sono ancora un po' scioccato perché arrivo da Las Vegas, c'erano 25 gradi, ero in magliettina e sono arrivato qui a Columbus, Ohio, e ci sono meno 3. Vabbè, in questo momento devo dire la verità, si è aperto e ci sono ben 4 gradi sopra lo zero, ma è stato un po' scioccante. Però resisto, perché fra poche ore mi rimetto in viaggio e vado al caldo. In una delle mie città preferite degli Stati Uniti, anzi a dire la verità, vado in due posti diversi. Seguitemi e vedrete, è una sorpresa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanellina per essere informati sui nuovi video. E adesso vi racconto qualcosa su questa settimana. Salve, oggi parliamo del Thanksgiving, il giorno del ringraziamento. È una festa cristiana e è nata come ringraziamento di quanto ho avuto durante l'anno. Dal 1621. Aggiungo che si festeggia il 25 di novembre quest'anno, ma non è sempre la stessa data, è l'ultimo giovedì di novembre. Il menù è sempre stato lo stesso, a parte i primi anni, ma poi tacchino, mega tacchino, ripieno, concettualmente con tutto quello che è rimasto nel frigo, con gli avanzi, mentre i contorni cambiano leggermente tra nord e sud, ma fondamentalmente il menù è esattamente quello. Questa di sicuro è la settimana più incasinata dell'anno. Si muovono 54 milioni di americani. Sì, è forse una delle poche occasioni che gli americani hanno di raggrupparsi tutti. È vero che nella mentalità americana uno nasce in una città, poi il figlio si trasferisce in un'altra per studiare, un altro si trasferisce in un altro stato per lavorare, poi uno si sposa in uno stato, uno in un altro e così via. Un tacchino addirittura viene graziato da The President. Il primo fu JFK, che si rifiutò di uccidere e mangiare il tacchino. O meglio, di uccidere il tacchino, di mangiarlo non si rifiutò. E da lì, dal 1989, ogni presidente ogni anno salva un tacchino. Alcuni dicono due, non ne sono molto sicuro di questa cosa. Ovviamente tutto questo non compensa i 280 milioni, sì, 280 milioni, di tacchini che vengono consumati dagli americani nel periodo del ringraziamento. Il giorno del ringraziamento l'americano consuma mediamente 4.500 calorie. Noi a Natale in Italia di più o di meno? Non so, cosa ne pensate? Nei commenti. Thanksgiving Day. Dimenticavo, c'è anche lo sport. Infatti il giorno del ringraziamento c'è sempre un match importante di football. Quindi l'americano cosa fa il giorno del ringraziamento? Mangia, pausa, partita, magari qualche birretta, mangia. Il giorno successivo, che è venerdì, e quindi il Black Friday, è il kick-off, il calcio d'inizio del periodo natalizio. L'ultima cosa che vi posso dire sul Thanksgiving è che farò le vacanze americane, quindi starò a casa anch'io
Giovedì, venerdì, sabato, domenica e ho preso ferie anche lunedì. Vacanze americane alla grande! Sono effettivamente un po' colpito dalla città di Columbus, che è una bellissima città, ha 1 milione di abitanti, ha un'università enorme e non c'è in giro nessuno. È vero, fa freddo, ma non c'è in giro nessuno. Però ho trovato un albero di Natale, è il primo albero di Natale serio che trovo. Ovviamente a Las Vegas non potevo aspettarmelo e nelle mie prossime due destinazioni non me lo aspetto neanche lì. Direzione aeroporto. Sono arrivato in Florida. Non vi dico adesso la città, ve la dico nel prossimo video. Sì? Nel frattempo, room tour. Ingresso, valigie, arrivate tutte e due, molto importanti. Quadretto. Armadio aperto. Tavolino, ovviamente super televisione. Cassaforte. Frigo bar, fazzoletti importantissimi, macchina del caffè, letto, queen size, nulla di particolare, sveglia ma comprese USB, spine, telefono, bello, mi piace, basta, molto bellina, mi piace, e poi c'è questa parete vetro, chiaramente non trasparente, e ci sarà il bagno, specchio, già già docciona mega, docciona mega, bella, 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 lavandino, specchio con luce intorno, per le mani e per il corpo, due salviettine, specchio quello per il viso, carta igienica, asciugamani, asciugamani. L'hotel si chiama Berkeley Park. Camera piccolina ma bella. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!